Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Vi diamo il benvenuto a questo convegno dei religiosi e delle religiose della Diocesi di Vicenza, anche se ci stanno seguendo e sono con noi religiosi anche da altre zone d'Italia. Siamo particolarmente contenti di essere in qualche modo riusciti a convergere in questa modalità di convegno. Ecco, le segreterie USMI e CISM diocesane, l'equipe centrale dei religiosi giovani, hanno scelto questo titolo che ci ha accompagnato in un percorso di un anno. Frutto dello spirito e la gioia, anche i religiosi ridono, perché l'ispirazione ci è arrivata da questo libro del gesuita James Martin, Anche Dio ride. E allora abbiamo provato a coinvolgere a vari livelli sia le nostre comunità religiose che i giovani religiosi presenti in diocesi. Ecco, sulla scia dei due convegni che USMI e CISM del Triveneto ci hanno proposti nel 2017 e nel 2019, cercando di intravedere il futuro della vita consacrata, ricordando che il mattino di Pasqua Pietro e l'altro discepolo correvano insieme e che nell'esperienza di Emmaus il Signore camminava con loro, abbiamo chiesto a Suor Alessandra Smerini di essere con noi e di accompagnarci in un altro passo di riflessione. Ecco, allora saluto proprio e ringrazio di tutto cuore Suor Alessandra Smerini che ci condurrà nella riflessione. Si sta collegando anche il nostro vescovo Beniamino Pizziol e saluto anche Monsignor Giuseppe Bonatto, delegato vescovile per la vita religiosa, che ci introdurrà tra un momento nel tema. Ecco, iniziamo allora il nostro incontro con la preghiera che ci viene proposta da Fra Tiziano e Suor Annika. Noi potremo seguirla con le slide. Prego. Grazie, Sonnaik, buongiorno a tutti e a tutte. Anch'io vi ringrazio per essere qui insieme a Suor Annika. Ciao a tutti. Eccoci. Allora, prima di iniziare questo momento, vogliamo appunto invocare lo Spirito Santo che ci ha accompagnato lungo tutto il cammino di preparazione e che ci vuole accompagnare anche in questo momento. E lo facciamo con questa preghiera del beato Columba Giuseppe Marmion, un benedettino, e ci raccogliamo per qualche secondo prima di iniziare e poi ci affidiamo all'invocazione dello Spirito. Siamo qui riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Tienimi unita a te, o amore infinito, che procedi dal Padre e dal Figlio. Insegnami ad agire sempre come vera figlia di Dio. Dimora in me e fa che io dimori in te, per amare come ami tu. Tienimi unita a te, riempimi del tuo amore, affinché per mezzo tuo resti unita al Padre e al Figlio. Donami di essere pienamente sensibile al tuo tocco divino, infinitamente delicato. O Spirito di Gesù, fa crescere nel mio cuore la grazia dell'adozione a figlia, perché si formi in me, Gesù, a gloria di Dio Padre. Amen. Adesso ci poniamo in ascolto di quella parola che ci ha accompagnato durante la preparazione di questo convegno, sulla quale ciascuna delle vostre comunità si è preso un tempo di ascolto, di riflessione. E la riascoltiamo proprio per ricordare quello che questa parola ci ha detto e che poi nelle nostre condivisioni abbiamo poi affidato a Suor Alessandra. Dal Vangelo secondo Giovanni. Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore,
come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. E ne do la parola allora a Monsignor Giuseppe Bonatto, nostro delegato vescovile, che ci introduce al tema. Buongiorno a tutti voi. Il convegno della vita consacrata della Diocesi di Vicenza, frutto dello spirito e la gioia, anche i religiosi ridono, ha un titolo e tratta un tema a dir poco paradossale. Viene da chiederci: che cosa c'è da ridere? Che motivo abbiamo per essere nella gioia dello spirito? I dati che ogni giorno, si può dire ad ogni ora, ci vengono comunicati parlano di 92.000 ed oltre morti di quest'anno in Italia, di oltre 400 decessi al giorno. Per non parlare poi dei costi umani, economici e sociali, di questa pandemia, sempre variabile e mutevole. Si è rispolverato un linguaggio di guerra e di lotta per descriverla e contrastarla. Anche sul versante della vita consacrata in diocesi, i soli dati statistici sono pesanti. 100 religiose in meno in un solo anno, 8 comunità chiuse ed altre già in programma per il 2021. I religiosi poi non sono da meno, con numeri certo minori ma rapportati alla loro consistenza. Non ci consola certo il fatto che le altre diocesi del nord-est sono nella nostra stessa situazione. Nell'ultima riunione fatta venerdì 5 febbraio della Commissione CET per la vita consacrata, il quadro che ne è emerso è impressionante. Non mi soffermo sui dati, perché ognuno li può recuperare dai resoconti messi in rete dalla Commissione. Ma ritorniamo alla domanda iniziale. Dove è radicata la gioia di vivere della vita consacrata? Qual è lo spirito che l'anima e che attraversa in modo intergenerazionale tutti i suoi membri? Da quelli più giovani appena entrati, ai più maturi che si assumono faticose responsabilità anche di gestione e di governo. Suora Alessandra Smerilli è un illustre esempio di queste fatiche gestionali. Agli anziani
che ci aiutano a leggere con saggezza la realtà. Dove fondiamo la nostra gioia e la nostra speranza? Nel cercare di dare una risposta, ripartiamo dalla parola che Papa Francesco ha rivolto a tutti i consacrati in occasione della 25esima giornata della vita consacrata. E lo fa citando una famosa frase del teologo martire Dietrich Bonhoeffer: la nostra sfida oggi non è come e se ce la caviamo, come noi usciamo da questa realtà, da questa crisi, ma come potrà essere la vita della prossima generazione che verrà. Ancora, continua il Papa, il Signore non ci chiama ad essere dei solisti, ma fa parte di un coro che a volte stona, ma sempre deve provare a cantare insieme. Non possiamo allora non rimettere al centro l'enciclica Fratelli Tutti, perché viviamo una verità fondamentale. Siamo tutti fratelli e sorelle, come preghiamo nel Padre nostro. E senza un'apertura al Padre di tutti, non ci sono ragioni solide e stabili per l'appello alla fraternità. Lo Spirito allora ci chiama alla sequela di Gesù Cristo e a condividere uno stesso orientamento di vita nella imitazione del Vangelo. L'attuazione di una comune regola di vita diventa fonte di gioia nella fraternità. Certo, non è una gioia a buon mercato, ma conquistata a caro prezzo nel condividere ogni giorno le qualità e i limiti di ognuno. La pandemia ci obbliga alla stabilitas, facendoci riscoprire la bellezza delle relazioni fraterne, condite dal sale di sofferte convivenze, ma favorisce anche una vita spirituale più autonoma, meno dipendente da aiuti esterni. Ci spinge ad una maggiore responsabilità personale nella gestione del tempo, degli spazi e delle risorse culturali. La riscoperta del valore del silenzio, di una meditazione più prolungata e distesa della parola di Dio e della preghiera personale. Sempre Papa Francesco si richiama alla riscoperta della pazienza. Pazienza esercitata ogni giorno per attendere una risposta, per aprire timidamente gli occhi su un nuovo giorno e una nuova realtà. Accanto alla pazienza, alla prudenza, che non è mai troppa, va alimentata e moltiplicata ogni giorno. Infine la preghiera, che è domanda e richiesta, e lotta contro un virus nemico con le armi della serenità interiore, che tutto aiuta e sconfigge. È gratuità, e stare vicino a chi lotta contro questo terribile flagello con l'ardore della fede. È infusione di coraggio, consolazione, forza di vita da trasmettere senza pensare di ricevere. Sant'Agostino, nel commento a Giovanni, scrive così: chiedete nel mio nome ciò che può rendere perfetta la vostra gioia e otterrete. La divina misericordia, infatti, non deluderà i suoi eletti che sono perseveranti nel chiedere questo bene. Auguri e buon convegno a tutti voi. Scusate, do il benvenuto a Monsignor Beniamino Pizzol, che nel frattempo si è collegato. Ringrazio ancora Don Giuseppe Bonato, il nostro delegato per la vita religiosa.
e è il momento di Suora Alessandra Smerilli. Suora Alessandra, ti conosciamo tutti, però mi permetto comunque di tratteggiare un breve profilo, perché tra tutti i tuoi impegni sei riuscita comunque a mantenere anche questo che ti avevamo chiesto diverso tempo fa, e quindi ti siamo davvero tanto grati. Allora, tu sei una figlia di Maria Ausiliatrice, professoressa di economia politica alla Pontificia Università Auxilium di Roma, socia fondatrice e docente della Scuola di Economia Civile, membro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, del Comitato Etico di Etica, oltre che del Comitato Scientifico e Organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici. Hai partecipato al Sinodo dei Giovani, al Sinodo dell'Amazzonia, membro del Comitato Scientifico di The Economy of Francesco, consigliera per l'economia presso il Consiglio di Stato Vaticano, coordinatrice della Task Force Economia della Commissione Covid-19 voluta da Papa Francesco, recentemente insignita dell'onorificenza di ufficiale dell'Ordine della Stella d'Italia dell'Ambasciata per l'Italia presso la Santa Sede. Vi leggo la motivazione perché secondo me è molto molto significativa. Per l'assoluta rilevanza del profilo accademico, l'intensissima attività didattica e di ricerca, nonché l'impegno nella promozione di una maggiore consapevolezza etica nell'economia e nella finanza, in particolare nei confronti dei giovani. Ecco, per tutto questo, e anche perché ti abbiamo vista, ascoltata in modo particolare a Mestre nel convegno del Triveneto del 2019, ti abbiamo chiesto di essere con noi e di aiutarci a fare un ulteriore passo in avanti nella riflessione della vita religiosa. Lascio a te la parola. Grazie. Grazie, grazie davvero per l'invito. Ho risposto con gioia, non vuole essere una parola vuota, e mi fa tanto piacere condividere. Certo, se ripenso a Mestre l'anno scorso, la sensazione che dava quella sala piena di religiosi e tanti religiosi giovani era da scaldare il cuore. Qui dobbiamo dire grazie che ancora possiamo incontrarci attraverso questi mezzi e che possiamo stare insieme in modo diverso, anche se appunto si sente, tutti cominciamo ad avvertire la fatica di avere sempre uno schermo come mediazione nell'incontro, e purtroppo non possiamo dire quando tutto questo finirà, anche con le notizie degli ultimi giorni. E infatti anch'io, come l'intervento che mi ha saggiamente preceduta, all'inizio mi sono chiesta: ma perché parlare di gioia? Stride un po' parlare di gioia in un momento in cui qualcuno direbbe non c'è niente da ridere. E riflettendo però su questa giornata, su questo incontro, mi sono detta: forse è proprio la scelta giusta, perché è quello di cui abbiamo bisogno, ma dobbiamo comprendere di quale gioia abbiamo bisogno e siamo portatori, e quale gioia è questa gioia frutto dello spirito, come avete indicato. Papa Francesco, tutte le volte che si rivolge ai religiosi, ha alcuni leitmotiv. Uno di questi è: dove ci sono i religiosi c'è gioia. E questo è da una parte un riconoscimento, dall'altra è una chiamata alla responsabilità ad essere ciò che siamo chiamati ad essere. Dicevo, stride un po' il voler affrontare questo tema in un momento in cui le notizie sono drammatiche non solo per l'Italia. Io lavoro, come è stato detto, e questo è il lavoro che in questo momento mi sta assorbendo tutte le energie. Vi devo dire che sogno anche di notte le cose che devo fare di giorno, per quanto è intensa l'esperienza che sto vivendo nella commissione Covid voluta da Papa Francesco. Papa Francesco a marzo, esattamente il 20 marzo, nel pieno del lockdown, all'inizio di tutto questo, ha avuto un'intuizione che
questa pandemia avrebbe scosso il mondo e avrebbe in qualche modo cambiato il mondo e che le conseguenze sarebbero state pesantissime. E quindi di fronte alla paralisi che ha colto molti, al balbettio di tanti, lui ha avuto questa intuizione: istituire una commissione per stare accanto, ascoltare, rapportarsi con tutti, soprattutto i più lontani, ma nello stesso tempo pensare alle conseguenze economiche e sociali della pandemia, e ci ha detto, senza mezzi termini, preparate il futuro, che è diverso da prepararsi per il futuro. Prepararsi per il futuro vuol dire stare ad aspettare un qualcosa che verrà. Preparare il futuro significa avere quelle visioni che ci aiutano a costruirlo un futuro diverso. Sappiamo che lui ricorda spesso che peggio di questa crisi, di una crisi come questa, c'è solo il dramma di sprecarla, questa crisi. E quindi ci ha detto: preparate il futuro mettendovi dalla parte dei più poveri, degli esclusi, di coloro di cui nessuno si occuperà, e fatelo nella concretezza. Immaginatevelo, per favore, concretezza. Ecco. E quindi quando penso al compito che ci ha affidato mi tremano i polsi, perché il grido arriva sempre più incessante. Il grido è fatto dai dati che leggiamo, è fatto dalle storie che ascoltiamo, è fatto da chi sommessamente non ha più neanche la forza di gridare. E noi come commissione lavoriamo su tantissimi fronti, abbiamo tantissimi partner internazionali e noi non vogliamo noi cambiare il mondo, non abbiamo la pretesa di far questo, mi sembra veramente l'esperienza dei 12 apostoli all'inizio e di trovarsi di fronte a un qualcosa di estremamente più grande. E cosa cerchiamo di fare? Di connetterci con tutto il mondo, di mettere in connessione, di far levare la voce dei più poveri, farla ascoltare, e in questo Papa Francesco aiuta, perché tutte le volte che poniamo dei temi all'attenzione lui può far risuonare alcune note. Quando parla lui, il mondo riconosce la sua voce come quella forse dell'unico leader mondiale che riesce in questo momento a parlare a tutti. E quindi un compito più grande. Ma proprio in tutto questo, sperimentare l'azione dello Spirito. Io credo che l'azione, che il frutto, che la gioia sia un frutto anche del vedere che quando si è nella disponibilità della volontà di Dio, quando, riconoscendo tutti i limiti che abbiamo, ci si mette al servizio ma non ci si lascia paralizzare, si cerca di osare, lo si fa mettendosi dalla parte dei più poveri, di quelli che non hanno voce, lo Spirito opera per vie impreviste. Io avrei tanti episodi di provvidenza, ma anche solo nel lavoro, da raccontare, di tutto quello che capita, di incontri fatti che poi si rivelano importantissimi per portare avanti alcuni progetti, ma di tanto. È veramente vedere come lo Spirito in una notte oscura sta cominciando ad operare, e noi che siamo in fondo chiamati un po' ad essere le sentinelle, siamo coloro che devono gettare il cuore oltre l'ostacolo e che devono intravedere qualcosa, ma non, attenzione, perché abbiamo dei poteri magici, ma perché ci mettiamo nella disponibilità dell'ascolto dello Spirito insieme a tutte le persone di buona volontà. E quindi questo, almeno l'esperienza che io sto vivendo, è passare dal sentirmi oppressa da tutto quello che ci sta schiacciando e intravedere delle piccole luci, vedere lo Spirito che comincia ad operare, e la gioia di sentirsi parte di un cammino che è in collaborazione con lo Spirito Santo e con tante persone
di buona volontà che ci sono in tutto il mondo. E allora io credo che se ci sia un motivo di gioia in tutto quello che ci sta accadendo, è che questo è un momento storico pieno, non mi piace tanto la parola opportunità perché è strausata, direi è un momento di kairos, come se il tempo si fosse fermato, possiamo ripartire in modo diverso e possiamo farlo camminando nella speranza e un po' con tutto il popolo che vuole camminare. Non abbiamo chissà quali luci davanti a noi, ma i segni per poter intraprendere le strade giuste. E allora credo che delle richieste fondamentali che ci è fatta in questo momento come vita consacrata è questo: mentre costretti, come si diceva, alla stabilità, e sapendo però che lì dove siamo, stiamo nella volontà di Dio, mentre forse abbiamo dovuto lasciare tanto di quello che si stava facendo, e forse questo ci ha aiutato anche a capire ma chi siamo, chi dobbiamo essere, che cosa dobbiamo poi in realtà fare. In fondo per noi questo momento di crisi, se lo sappiamo cogliere, diventa un lasciarci alle spalle anni e anni di programmazioni che a volte erano solo riempire fogli, cercare di fare passi, ma senza connetterci in maniera così forte con la realtà. In questo momento, chiusi forse nelle nostre comunità o con un apostolato, per qualcuno ridotto, per qualcuno invece aumentato, e anche questo è da gestire, in questo frangente noi possiamo seriamente interrogarci su che cosa di nuovo il Signore ci sta chiedendo. Ho avuto un incontro con 2 giorni fa per le settimane sociali dei cattolici, abbiamo avuto in preparazione alla prossima settimana sociale di Taranto un'audizione con Enrico Giovannini, che ieri è stato appena nominato ministro, e noi il giorno prima abbiamo avuto un incontro con lui, e lui ci ha lanciato tantissime provocazioni su come in fondo, come Chiesa italiana, nella voce, nel fare quello che Papa Francesco ci sta chiedendo, di dar voce a chi non ce l'ha, in fondo durante questi mesi siamo stati un po' silenti. Lui ci diceva: mi sono dovuto battere perché venisse approvato il reddito di emergenza per i più poveri, gli esclusi, per alcune categorie. Dice: mi sarei aspettato che la Chiesa cattolica in Italia parlasse un po' di più, alzasse la voce un po' di più. Allora io credo che è qui si pone, credo, il compito che è affidato ai religiosi. Non dimentichiamoci che Papa Francesco continua a ricordarci, insieme alla gioia, il tema del non è chiesta a noi la radicalità, perché quella è chiesta a tutti i cristiani, a noi è chiesta la profezia, e la profezia è fatta di denuncia e di visione. E quindi forse in questo momento, se vogliamo anche un po' di paralisi, cioè, è un momento ibrido, in mezzo a tanti piccoli semi che spuntano, c'è anche tanta paura e ci sono dei blocchi. Noi come religiosi che cosa siamo chiamati a fare? Noi a chi dobbiamo dar voce? Di che cosa abbiamo paura? E quindi che cosa rischiamo anche noi di rimanere paralizzati? Perché la paura può bloccare, può paralizzare, oppure, come è stato per l'intuizione di Papa Francesco, può lanciare in qualcosa di completamente nuovo. E tra le provocazioni che ci lanciava anche Giovannini in quell'incontro c'era: questo è il momento dove qualcosa di nuovo deve nascere. Cioè forse questa cesura, questo doverci fermare, può mandare all'aria tante strutture. Ci lamentiamo sempre, anche l'anno scorso, anche nell'incontro con voi ritornava, del si è sempre fatto così. Noi in poche settimane abbiamo dovuto cambiare tantissime cose solo perché ci è stato imposto, e abbiamo visto che si può vivere anche diversamente. Allora questo è il momento di cogliere l'occasione
per provare a buttarci alle spalle tutto quello che non è necessario in questo momento e chiederci seriamente cosa il Signore vuole da noi. Perché rispetto anche ai numeri della vita consacrata potremo rimanere anche un piccolo resto, ma se un piccolo resto che ha sapore, credo che questo diventerà un seme di nuovi frutti che vengono piantati. E una parola importante è quella, appunto, come dicevamo, della ripartenza, cioè di fronte a tutto questo siamo in un momento, siamo fermi, ascoltiamo tanto dolore, vediamo morte intorno a noi, la vediamo anche nelle nostre comunità. Io in questo momento ho i miei genitori malati di Covid e capisco qual è il tormento di non potersi vedere, di dover seguire a distanza, dell'avere il pensiero e non poter. E per esempio quello che mi ha colpito, e per me è stata un'esperienza nuova, è stato all'inizio, quando hanno scoperto di essere positivi e con sintomi ammalati, lo spavento e l'irrazionalità che può nascere da un momento di spavento e quindi il dover dialogare costantemente per ricordare alcune cose, ascoltate il medico, non fate star lì e sentire la difficoltà di non poterci essere di persona. Cioè, stiamo vivendo tutto questo, ma tutto questo, se non ci prepara una ripartenza e non ci fa iniziare adesso una partenza diversa, forse sprechiamo la crisi che ci è data. Perché la notte che stiamo attraversando è caratterizzata da pericolo, paura, paralisi della vita consueta, ma l'esperienza della salvezza che una generazione narra all'altra, l'esperienza della salvezza e della gioia che come religiosi siamo chiamati a narrare, ci ispira, ci deve ispirare questo desiderio di ripartire. E si tratta di interpretare come poter uscire da questa paralisi, come muovere i primi passi della liberazione, un po' come Israele che è partito lasciandosi l'Egitto alle spalle. E qui mi riferisco ad un testo, una bellissima lettera pubblicata da un amico vescovo calabrese per la Quaresima, che ci ricorda questo. Ricordando l'episodio del Vangelo di Giovanni, Maestro, dove abiti? E leggiamo così in questa lettera. Gesù si volta e pone la domanda che sigilla ogni ripartenza. Che cosa cercate? E forse quello che dobbiamo chiederci adesso. E il filosofo Silvano Petrosino ci ha invitati più volte a confessare che la vera risposta è non lo so. Perché i contorni del nostro desiderio sono indeterminati, tanto è intenso quanto non è di qualcosa che andiamo in cerca. E in questo momento ripartire è un imperativo, ma verso dove non lo sappiamo. E al popolo della Bibbia, e questo ci deve aiutare a interpretare, è offerto non un leader, ma una nube di giorno e una colonna di fuoco la notte. Realtà impalpabili e misteriose, doni non scontati e non garantiti. Gesù stesso non si presenta come la risposta alle nostre domande, Gesù fa domande. E i discepoli però, e questo ci deve, e deve essere, credo, un segno per guidarci in questo cammino, anche loro non hanno l'intelligenza di non sfoderare risposte, ma hanno il coraggio anche loro di porsi una domanda: dove abiti? Quindi la ripartenza, se da un lato è un rischio, per i due discepoli significa abbandonare una sicurezza, abbandonare il Battista, dall'altro è un dialogo che conduce ad una casa. Movimento e sosta. Lo seguirono
si fermarono. E quindi per le nostre comunità ripartire, far ripartire, può coincidere con una nuova consapevolezza di questa alternanza, muoversi, lasciare, uscire, seguire, ma anche ospitare, rimanere, l'abbiamo letto nel Vangelo poc'anzi, l'abbiamo ascoltato, dimorare. Ed è questo rimanere che diventa poi, che si accompagna alla gioia, a quella gioia promessa messianica. Quel rimanere che è dimorare da una parte, ma dentro anche tutto il dinamismo, perché rimanere con il Signore significa far nostre le ansie, far nostri i desideri di Dio, e sappiamo di chi a Dio sta più a cuore. E sappiamo che siamo in una stagione di fatica e di sconforto. Anche i grandi santi hanno attraversato la notte oscura. C'è una notte oscura individuale, quella che stiamo vivendo forse è una notte oscura collettiva, e di qui il richiamo che è stato fatto sin dall'inizio al fatto che non è un caso che noi siamo chiamati a vivere eternità, che siamo chiamati a vivere in comunità, che siamo chiamati collettivamente a portare la gioia, questa gioia contagiosa di cui parla Papa Francesco. Allora sì, stride parlare di gioia in un momento così duro, ma è proprio in questo momento che il mondo ne ha bisogno, ma la nostra gioia deve essere connotata da questo ripartire, da questo vivere con, dal prenderci tutte le ansie. Ho letto tutti i lavori che avete fatto, le sintesi, ed è stato bello che questo momento sia stato preparato. E c'è la semplicità di chi cerca giorno per giorno di vivere con il Signore, cosa mi dà gioia, ascoltare la sua parola, sentirmi nella sua volontà, essere con i fratelli e con le sorelle. Però forse, se posso dare un rimando anche a questi lavori e al cammino delle comunità, abbiamo bisogno di aprirci di più. Non possiamo guardare solo al nostro interno, non possiamo vivere questo dinamismo di una chiamata a ripartire e aiutare a far ripartire, se non ci prendiamo su di noi le ansie, i dolori, le gioie di tutti quelli che camminano con noi. E mai come oggi c'è tanta apertura. Quando dicevo un momento di Kairos, io se vi dico dal mio punto di vista, lavorando con tutto il mondo, l'apertura che c'è nelle grandi aziende, nelle grandi compagnie, delle cose mai viste fino adesso, e non sono robe di marketing, perché il momento è duro, c'è proprio un interrogarsi, e quindi c'è una breccia che si apre, e secondo me questo deve darci gioia, che ci sono tanti cuori che aspettano solo quella parola per cominciare a muoversi. E allora la nostra gioia non deve essere una gioia superficiale, non deve essere una gioia ostentata. Io credo che più che un religioso dubbioso, se vogliamo anche triste in questo momento, dà fastidio vedere chi ride e sorride sentendosi a 3 metri di distanza sopraelevato rispetto alla realtà. Dà tanto fastidio perché come se si vivesse fuori dal mondo. Non c'è una gioia vera che non porta dentro di sé i dolori, le ansie, e noi non siamo quelli, e ce lo dobbiamo dire, che abbiamo tutte le risposte, perché non credo sia questa la testimonianza che siamo chiamati a dare al mondo. Noi siamo quelli immersi in questa notte che possiamo intravedere la luce, e quindi facciamo qualche passo, possiamo anche accompagnare, lasciarci accompagnare, ma non dobbiamo sublimare, non dobbiamo sorridere per forza. Non è questa la gioia che ci viene chiesta, è una gioia umile, non è una gioia che diventa uno schiaffo
e devo dire che tante reazioni ho avuto a volte di pronunciamenti, a volte di figure di chiesa o riconosciute come figure vicine alla chiesa, di un parlare di quello che noi sappiamo, che sono le nostre ragioni di vita, ma che se non è accompagnata dall'umiltà del dire anch'io sono in difficoltà, anch'io non comprendo, se non c'è questo passaggio, quella non è la gioia vera, non è la gioia frutto dello spirito, la gioia che si alimenta anche nella prova e nella tribolazione. Questa gioia quindi non può essere vissuta con un senso di superiorità, come dicevo, è umile, non abbiamo risposte da dare, abbiamo cammini da condividere. E allora chiudo con alcune parole di Papa Francesco, tratte da alcuni suoi discorsi, e c'è un passo in particolare, perché lui, oltre a dire che dove ci sono i religiosi c'è gioia, a noi dice anche: la gente ha bisogno certamente di parole, ma ha bisogno soprattutto che noi testimoniamo la misericordia, la tenerezza del Signore, che scalda il cuore, che risveglia la speranza, che attira verso il bene, la gioia di portare la consolazione di Dio. Questa dovrebbe essere la nostra gioia più grande, di poter portare la consolazione di Dio. E continua: la gioia nasce dalla gratuità di un incontro, e la gioia dell'incontro con lui e della sua chiamata porta a non chiudersi, ma ad aprirsi, ad essere a servizio. Testimoniamo gioia: dove ci sono i religiosi c'è gioia, perché siamo testimoni di un incontro gratuito, e questo incontro non ce lo possiamo tenere per noi, abbiamo bisogno di comunicarlo nelle forme che dicevo prima. E allora chiudo con due domande che ho preso dal testo Rallegratevi, che era stato pubblicato dal Dicastero della Vita Consacrata, dove al termine del testo ci sono le domande di Papa Francesco. E una è questa: guarda nel profondo del tuo cuore, guarda nell'intimo di te stesso e domandati: hai un cuore che desidera qualcosa di grande o un cuore addormentato dalle cose? Il tuo cuore ha conservato l'inquietudine della ricerca o l'hai lasciato soffocare dalle cose che finiscono per atrofizzarlo? Dio ti attende, ti cerca. Cosa rispondi? Ti sei accorto di questa situazione della tua anima oppure dormi? Credi che Dio ti attende o per te queste verità sono parole? Crediamo che Dio ci stia chiedendo qualcosa in questo momento, che stia aspettando la nostra disponibilità? È un'altra domanda. Una fede autentica implica sempre un profondo desiderio di cambiare il mondo. Chi non ha iniziato anche la sua vita consacrata con il desiderio di cambiare il mondo? Ecco la domanda che dobbiamo porci. Abbiamo anche noi grandi visioni e slancio? Siamo anche noi audaci? Il nostro sogno vola alto? Lo zelo ci divora? Oppure siamo mediocri e ci accontentiamo delle nostre programmazioni apostoliche di laboratorio? Rifuggiamo in questo tempo le programmazioni di laboratorio. Questo è un tempo che ci chiede programmazioni fatte con la vita, ma neanche programmazioni. Ci chiedono di metterci disponibili al suo ascolto, a comprendere le strade che ci sta indicando. Ecco, faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? E chiudo davvero pensando al fatto che ci sentiamo inermi e che non vediamo, non abbiamo le direzioni concrete, anche se abbiamo delle piccole scintille. Chiudo con una frase di Antoine de Saint-Exupéry: conoscere non è affatto scomporre né spiegare, è accedere alla visione. Ma per vedere conviene innanzitutto partecipare,
Questo è un noviziato duro. E io auguro a tutti noi che possiamo e sappiamo portare gioia a partire da questo duro noviziato del partecipare. Partecipare che ci fa accedere a una visione e che quindi poi ci fa essere tutti compagni di viaggio. Grazie, spero di aver rispettato i miei tempi e poi tanto comunque avremo ancora un po' di dialogo. Sì, grazie infinite, suora Alessandra. Ricordo un attimo la scansione di questo incontro. Tra un quarto d'ora ci ritroviamo di nuovo qui per continuare. Nel frattempo raccogliamo le domande che volete inviare al numero WhatsApp che abbiamo già mandato, però lo ricordo ancora, 348-27-60233. Ecco, raccoglieremo le domande, poi le porremo ancora per un ulteriore momento di dialogo a suora Alessandra. E concludiamo questo primo momento con un video sintesi che ha fatto padre Carlos. Padre Carlos, missionario saveriano, messicano. Padre Pugherelle di Bergamo e sono a Vicenza da 2 anni. Innanzitutto per me è con gioia, non intendo. Ciao, sono suor Giselli, sono suora della Divina Volontà. Che io ho vissuto tanti anni fa attraverso... Sì, faccio parte della società del Verbo. Io vorrei contribuire. Ciao, sono suor Nai, che sono una suora orsolina del Sacro Cuore di Maria. Buongiorno, sono Renato Roman, sono messicano, abito a Vicenza. La giornata è prete Pugli. Siamo, sono il frate minore della comunità di Santa Lucia, qui a Vicenza. Ma che gioia! Ciao!
Riprendiamo dopo una breve pausa. E, allora, Suora Alessandra, ti leggo alcune delle domande che sono arrivate perché stanno arrivando. Allora, Suora Anna dice, il grido è fatto anche da chi non ha la forza di gridare. Una frase che mi ha particolarmente colpito. Penso a tante famiglie con situazioni economiche difficili, a tante donne che subiscono violenze anche tra le mura domestiche, ma non solo. Come affinare il nostro ascolto insieme di queste grida che non si sentono? La comunità delle poverenne ci scrive, tenuto conto dell'età di molti religiosi, come può tradursi in concreto l'uscire, il partecipare, il preparare il futuro? E ancora, cosa possiamo fare per contagiare le persone, le consorelle, i confratelli che non ridono perché sono persone fragili o vivono stati di depressione? E ancora, in che modo oggi i nostri carismi religiosi possono essere profezia di fratellanza e di gioia in un mondo che sembra incupito e fissato solo su parametri segnati da interessi egoistici? Ne ho ancora un paio, le recupero. Nel frattempo vediamo se arriva qualcos'altro. Dunque, ecco qua. Come possiamo aprire ancora le nostre comunità? Quali processi possiamo attivare? E poi ancora, le nostre strutture sono chiuse e non permeabili all'esterno, ma esistono alcune strutture religiose che hanno dato vita a luoghi di condivisione e viene fatto l'esempio di Vinangaran a Bassano, in provincia di Vicenza, dei Gesuiti. Che sia questo il nostro Kairos per aprirci, condividere, acquisire uno stile di rete con le realtà civili, tra virgolette, sane, ecco, che magari, come dire, creano ponti in cui è più facilmente riscontrabile un sentire profondo comune, insomma, credo si intenda questo. Per ora mi sembra questo, non so se abbiamo circa una mezz'ora, ecco, ne arriva un'altra, Suora Alessandra. Questo messaggio così bello, essenziale, sì, chiede se è stato registrato, non abbiamo detto prima che lo daremo prossimamente, insomma abbiamo registrato tutto. Ecco, io ti lascerei la parola, se nel frattempo mi arrivano altre domande poi riprendiamo il dialogo. Prego. Ecco, una credo delle difficoltà di avere queste mediazioni è non poter neanche vedere le persone che hanno fatto domande, non ascoltarle dalla propria voce, ma va bene così, e non poter fare un vero e proprio dialogo, perché in fondo qui ci sono domande, io che rispondo, ma sarebbe molto bello parlare insieme, aggiungere, commentare, perché io non credo, cioè sono fermamente convinta che nessuno di noi ha le risposte in tasca e che le luci e i cammini si intravedono anche dialogando insieme e aiutandosi a vedere angoli diversi e questo lo possiamo fare tutti. Quindi io reagisco un po' così, consapevole che forse non è il massimo farlo in questo modo, ma continuiamo a ringraziare per questa possibilità che non ci saremmo sognati in altri tempi. Il grido silenzioso di chi non ha la forza di gridare, come affinare l'ascolto. Credo che sia importante da una parte anche leggere, guardare i report, non fermarsi alle notizie del telegiornale, non fermarsi ai social, ma a seconda dei propri carismi davvero andare a cercare chi si occupa e sta monitorando quello che accade. È stato citato il tema della violenza domestica, ma il problema dei ragazzi che rimangono indietro a causa della didattica a distanza e delle disuguaglianze che stanno emergendo, disuguaglianze anche rispetto all'accesso e all'opportunità di accesso
a sistemi che ci permettono di essere connessi, ma anche il grido della solitudine, di quante persone costrette a stare sole dentro casa. E allora qui mi collego anche alla seconda domanda. Rispetto alla prima dico esserci, ma chiaramente se siamo costretti a stare dentro casa è difficile anche poter avere rapporto ed andare ad ascoltare, a vedere, però abbiamo dei mezzi che ci possono aiutare e forse io mi sono iscritta, lo devo fare per mestiere, a diverse newsletter di società che fanno ricerche, di chi si occupa di queste cose, per tutti i campi che devo seguire, per avere aggiornamenti. Stiamo seguendo adesso per esempio tutto il tema delle famiglie sovraindebitate, che è una bomba d'orologeria, e stiamo lavorando, ma ripeto, cioè, questo è il mio compito, sono chiamata a farlo e devo farlo, ma dobbiamo lavorare a tutti i livelli. Quello che noi stiamo facendo è cercare di portare questa attenzione in Europa, dove le regole bancarie sono abbastanza stringenti e si rischia che se non cambia qualcosa, anche solo per 100 euro di rate non pagate, si entri in dei circuiti che poi portano all'usura, portano alla disperazione, eccetera. Ma il punto è che forse non si riescono a vedere di persona queste cose se non si hanno dei centri di ascolto o dei luoghi, ma possiamo, se abbiamo l'ansia di conoscere dove sono queste grida e dove non c'è neanche la forza di gridare, troviamo i modi per venirne a contatto. E pensando a tutto il tema grande di questo momento della solitudine, che è fatta dall'essere un po' costretti a stare dentro casa, un po' dalla paura di uscire, soprattutto per le persone più fragili e più a rischio, allora quando penso anche alle nostre comunità, anche all'età che abbiamo nelle comunità, per cui non è sempre, non è facile essere in prima linea, ma noi sappiamo che come vita religiosa non siamo chiamati all'efficientismo, ma essere una testimonianza di un corpo, dove se anche uno solo sta agendo, tutti si sentono partecipi e sostengono. Io lo sento fortissimo il sostegno in preghiera, in attenzione, in cordialità, da parte della mia comunità, sebbene sia l'unica che esca di casa per andare a lavorare per quello che sto facendo. Però, per esempio, anche poter prendere, c'è un'attività, non so, c'è una scuola, c'è un'opera di assistenza, nei vari ambiti in cui lavoriamo in una parrocchia, poter anche solo fare delle telefonate, poter rendersi, stare accanto alle persone che hanno bisogno anche solo di parlare. Credo che da una parte in questo modo tutte le persone delle comunità possono sentirsi coinvolte, dall'altra si riesce a fare tanto bene, perché una delle povertà più grandi che viviamo in questo momento è quella della solitudine, e del non sapere a volte banalmente come fare anche solo per la spesa quotidiana. Se penso ai miei, io non posso andare, e mio fratello è lontano, e come si fa a portare la spesa? Cioè, tutto questo che le famiglie devono gestire, e forse noi possiamo essere dei ponti, dei contatti, anche solo al telefono, ripeto, poter essere a disposizione per parlare, per esserci, prendersi cura. Cura è la parola che Papa Francesco ci ha donato per il messaggio della pace della giornata mondiale del 2021, questa capacità di prendersi cura, che è fatta di coltivare, custodire anche non solo la terra ma anche i rapporti. Rispetto a chi vive momenti di fragilità all'interno delle comunità, io credo davvero che ci debba guidare tanto amore, tanta accoglienza, è un po' quello che almeno io mi sono sentita ripetere tante volte. Per me è stato un insegnamento: inutile andare a cercare le persone più povere, più bisognose ai confini del mondo, se non sappiamo prenderci cura gli uni degli altri dentro una comunità. Però sappiamo guardare anche al positivo,
che rispetto ad una famiglia dove a volte queste difficoltà si vivono davvero anche in solitudine, nelle nostre comunità anche chi vive momenti di fragilità, di depressione, di problemi di diverso genere, può avere un'accoglienza. E questo siamo chiamati a fare, come in ogni famiglia, perché noi non viviamo dinamiche tanto diverse da quelle che si vivono. Se poco poco abbiamo a che fare con la gente, con le famiglie, sappiamo che dovunque si vivono situazioni di questo genere, e quindi possiamo aiutarci. Come portare la profezia in un mondo che sembra chiuso a queste cose? In realtà, come dicevo prima, io noto una maggiore apertura in questo momento rispetto a anche solo a un anno fa. E quindi questo è un momento in cui, con le dovute accortezze, come dicevo prima, con umiltà, mettendosi accanto, facendo risuonare la domanda giusta al momento giusto, questo è il momento in cui le persone sono più aperte anche ad un ascolto, ad un cambiamento, perché viviamo tutti nell'incertezza, e questo in qualche modo ci fa cadere anche alcune difese rispetto a quello che sembrava normale, a quello tutto deve essere come deve essere, eccetera. No, stiamo cambiando, lo vedo nell'ambito dell'economia, ma mai come adesso siamo in grado di poter dire parole che vadano oltre il già detto, il già sentito, che possono mettere in discussione qualcosa. E allora il punto è, nei vari ambiti, tornando al tema della gioia e della fratellanza, non deve essere disincarnata, quindi ci vuole anche l'umiltà di prepararci, di studiare, di non andare a seminare parole che possono sembrare vuote. E il nostro studiare deve essere anche appunto cercare di capire chi abbiamo di fronte, quale background, che cosa può aspettarsi, che cosa può far male. Rispetto all'ultima domanda, a comunità che possono essere chiuse o strutture non permeabili, come aprirci? Per me il tema della rete diventa fondamentale. Io lo sto sperimentando in questo lavoro della Commissione Covid, che è un qualcosa di totalmente nuovo che ha voluto Papa Francesco, e in realtà io credo che in lui ci sia un desiderio di, attraverso questa commissione, non solo di dare risposte o di essere accanto a chi soffre di più, ma anche di rinnovare, al di là di tutte quelle che saranno le riforme formali, il modo di lavorare dentro la Curia al Vaticano, perché lui ha istituito questa commissione incardinandola in un dicastero, ma coinvolgendo tanti dicasteri, e si deve collaborare. È il nostro rapporto 2020, che poi, se volete, vi potrò far avere, perché lo trovate sulla pagina della Vatican Covid Commission nel Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale. Il nostro rapporto comincia con Design for Collaboration, cioè la nostra commissione è nata per la collaborazione. E quando vi dicevo prima, cioè, tutte le volte che ricevo ospiti anche di un certo rilievo, a cui cerchiamo di spiegare quello che stiamo facendo e per portarli a bordo, rispetto a tutto quello che presentiamo, tutti i progetti che abbiamo in corso che dobbiamo seguire, e dobbiamo andare dal G20 al Food Summit, COP26, la COP26, ma nello stesso tempo le diocesi, le persone che in Africa stanno lottando per i debiti e il debito estero, cioè abbiamo tutto questo mondo davanti, tutti ci chiedono: ma quanti siete? Ecco, io vi devo dire che è da 2 settimane che siamo in 3, perché prima eravamo in 2 rispetto ai temi economici, perché poi dopo c'è la task force di sicurezza, di ecologia e di salute, e lavoriamo insieme e portiamo avanti anche tante cose insieme. Com'è possibile che in 2 o 3 si riesca a fare tutto questo? Perché noi non siamo come dire leader di nessun progetto. Noi stiamo cercando collaborazioni, ci stiamo mettendo in rete, stiamo dicendo: vogliamo su questo tema lavorare insieme con i migliori. Si diceva prima, stile di rete con realtà sane.
realtà sane, ma non è neanche necessario, e per me questo è il punto di svolta che anche il Vaticano sta avendo come atteggiamento, non è neanche necessario che condividiamo tutto. Se su questo pezzo abbiamo gli stessi obiettivi, ci mettiamo insieme, questa battaglia la facciamo insieme. Tu porti la tua esperienza, la tua capacità anche di aggregazione, noi ti portiamo una visione, un modo di vedere le cose, ti portiamo intorno a un tavolo dove riusciamo a portarne tanti altri, e se lavoriamo bene faremo un servizio a Papa Francesco, che avrà strumenti per poter dire anche solo due parole su questo argomento e il processo potrà andare avanti più veloce. Pensiamo al tema dei vaccini, quanto Papa Francesco su questo ha cercato di farsi sentire, ma dietro c'era un lavoro enorme di studio, di ricerca, di relazioni. Quante riunioni abbiamo fatto con tutti quelli che a livello mondiale si stanno occupando di vaccini, e soprattutto di far arrivare i vaccini a chi, agli stati più poveri, a chi non potrà averli, eccetera. E quindi il tema è, siamo pochi, siamo sciancati, non abbiamo l'età, ma forse grazie a Dio, perché siamo costretti a metterci in relazione e non siamo più quelli che guardano la realtà dall'alto in basso giudicandola, ma siamo quelli che umilmente si mettono accanto, possono ispirare, senza rinunciare a nulla di quello che è il nostro guardare la realtà, il nostro giudicarla, le nostre proposte di azioni. Ma siamo chiamati in questo momento ad essere sale e lievito, e sappiamo quanto è importante il lievito, anche se è pochissimo, non lo vediamo. Ecco, noi siamo questi in questo momento e siamo in una condizione favorevole perché le persone sono più disposte e cercano ispirazione. Quello che cercano da noi, lo dico dal punto di vista del mio lavoro in questo momento, non è che siamo super tecnici. Non dobbiamo essere super esperti di tutto, ma possiamo ascoltare e rimandare indietro attraverso un processo di interpretazione della realtà che ci viene dato dal confrontare la realtà con le scritture, con la tradizione, con l'ispirazione appunto del Vangelo e della tradizione, per esempio, della dottrina sociale della Chiesa. Ecco, visto che ci sono forse anche altre domande, quindi mi fermo. Sì, aggiungo ancora un paio di domande che sono arrivate. Se puoi aggiungere qualche battuta, qualcosa, mi sembra che siano entrambe sulla relazione tra più giovani e più anziani. Qualcuno chiedeva cosa significa per le suore anziane ripartire. E un'altra comunità faceva un po' eco a questo tema dicendo come possono gli anziani, soprattutto dentro le nostre realtà, aiutare i più giovani a comprendere proprio la realtà di oggi. E aggiungo un'altra cosa anch'io. In un passaggio dicevi: siamo chiamati a dare voce a chi non ce l'ha. Avevi in mente qualcuno in particolare come vita religiosa? Grazie. Non ho capito la domanda. In un passaggio della prima relazione dicevi siamo chiamati a dare voce a chi non ha voce, a chi non ce l'ha. Avevi in mente qualcuno in particolare? Facevi riferimento ai poveri, però mi chiedevo se avevi una categoria in particolare. Ok, grazie. Allora, rispetto a questo tema della relazione tra giovani e anziani, cito il processo bellissimo che abbiamo vissuto e che mi ha insegnato tanto di Economio Francesco, dove si è instaurata, Economio Francesco è questo movimento che si è creato ormai, un processo di giovani economisti imprenditori di tutto il mondo che Papa Francesco aveva chiamato nel 2019 a ritrovarsi, si sarebbero dovuti ritrovare ad Assisi a marzo 2020 per fare un patto, per cambiare l'economia attuale, dare un'anima all'economia del futuro. Poi la pandemia ha scambiato i piani,
ha scombinato tutto, ma i giovani erano già stati selezionati, più di 2000 giovani, e hanno lavorato preparandosi al patto che Papa Francesco ha chiesto, che è stato in qualche modo vissuto online a novembre, ma adesso c'è un movimento che è come una palla di neve che rotola e non si arresta, perché si stanno aggregando sempre più giovani a questo movimento di Economy of Francesco, dove Francesco è Papa Francesco ma anche San Francesco rispetto a tutti i temi economici importanti. E in questo processo abbiamo lavorato insieme, giovani e adulti. In che modo? Quello che noi abbiamo chiesto agli adulti che volevano entrare nel processo era di custodire i giovani e il processo senza essere invadenti, cioè lasciare ai giovani di potersi esprimere, portare le loro idee, le loro proposte, ed essere un po', fare un po' da specchio, da confronto. Non abbiamo voluto adulti che andassero ad insegnare, perché pensavamo che giovani, anche giovani studiosi di economia, non avessero bisogno di questo, però avessero bisogno di crescere. In che modo? Sentendosi la fiducia e la responsabilità, loro si sono sentiti responsabili fin dall'inizio, ma con un gruppo di adulti che era lì tutte le volte che loro ne avevano bisogno, con cui ci si confrontava, quando avevano le proposte le confrontavano con gli adulti, e gli adulti non stavano in cattedra ma erano lì accanto a loro a dare dei rimandi. Allora io credo che questa cosa sia stata la chiave della bontà di questo, cioè dei frutti che stiamo vedendo in questo processo, e la parola chiave è stata proprio quella: fiducia nei confronti dei giovani. Dare loro responsabilità non finta, non sono io dietro che ti sto a parare i colpi, tu ti prendi la responsabilità, però ti offro, ti dico che ci sono. E quello che noi abbiamo notato è che i giovani li cercano gli adulti, cercano il confronto, desiderano che noi ci siamo. Quante volte io anche nel mio villaggio, io ho coordinato un villaggio di finanza e umanità, dicevo ma non è necessario che io parli, e loro invece volevano lo scambio, volevano presentare le loro proposte, ma hanno chiesto accompagnamento, aiuto, e vogliono continuare a lavorare in questo modo. Allora io credo che forse anche come persone che hanno fatto un tratto di strada un po' più lungo, non dobbiamo metterci anche nelle nostre comunità religiose nei confronti dei più giovani come coloro che hanno necessariamente qualcosa da insegnare. Credo, questa è una frase che mi ha ispirata sempre a partire dal sinodo, la rilettura del Salmo 145, una generazione narra all'altra le tue opere. Noi la interpretiamo sempre come una generazione, quella che ha più strada, che ha fatto un percorso di vita un po' più lungo, ha da narrare ad un'altra generazione, quella dei più giovani, le opere del Signore, ed è verissimo, se io penso a tutti gli esempi, tutto quello che io ho ricevuto viene dalle sorelle che mi hanno accompagnata, che mi hanno permesso di fare un pezzo di strada insieme a loro e così via, ma è anche vero che c'è una generazione che rappresenta il nuovo, il futuro, l'aggancio che Dio ci dà con il nuovo, che ha le opere di Dio da narrare alle generazioni più anziane, che ha un rapporto più immediato con la realtà e che può aiutare a far comprendere alcune cose alle altre generazioni. Allora che non sia che il ripartire per le generazioni che sono un po' più avanti non sia proprio rimettersi in ascolto, ridare una carta da giocarsi ai più giovani, piuttosto che essere nell'atteggiamento del noi dobbiamo trasmettere, noi dobbiamo insegnare. Credo che una sana fiducia che si debba avere nei confronti dei pochi più giovani religiosi all'interno delle nostre congregazioni sia proprio quella di accettare che siano diversi da noi, un po' come i genitori con i figli, di non spaventarci, e se siamo certi che camminiamo insieme, che siamo tutti alla ricerca della volontà di Dio, se qualche stortura viene fuori,
la riusciamo a sanare nel dialogo, perché non voglio neanche dire che adesso i giovani hanno, conoscono tutto e sanno tutto, neanche questo. E da parte dei giovani non bisogna avere atteggiamenti di chi appunto arriva e si sente più in gamba perché noi, loro conoscono meglio alcuni i social o altro, o perché, cioè anche nei giovani l'umiltà di esserci sapendo, senza rinunciare, quindi l'umiltà da una parte, ma il non rinunciare al sogno che il Signore ci ha messo dentro, che dobbiamo coltivare e che va condiviso con tutti. Mi chiedevano la differenza tra, leggo qui in chat, di ridire qualcosa tra preparare il futuro e prepararsi al futuro. Prepararsi al futuro vuol dire noi siamo qui e ci prepariamo perché sappiamo che le cose, leggiamo, adesso parlo da un punto di vista economico, quanti posti di lavoro andranno persi, che cosa sta per accadere, e ci prepariamo a reagire. Ma quello vuol dire che ci siamo rassegnati al fatto che le cose devono andare in un certo modo. Preparare il futuro vuol dire avere il coraggio di avere visioni nuove e di dire: ma è proprio necessario perdere tutti questi posti di lavoro, o possiamo convincere che c'è un modo diverso di lavorare e che farebbe andare le cose diversamente? Adesso ho preso l'esempio del lavoro, ma lo possiamo prendere in tanti, possiamo andare a parlare di tante cose, cioè non rassegnarci. Siamo in un momento in cui, siccome abbiamo avuto uno stop, siamo stati costretti, abbiamo l'incertezza davanti a noi, noi possiamo dare un contributo a modellarlo diversamente questo futuro, e non dobbiamo avere paura. Questo è il momento in cui le idee, anche le più strampalate, possono essere buttate sul tavolo, perché non si sa mai che qualcosa venga raccolto. Mi sembra che ho in sospeso la domanda che mi avevi fatto proprio tu, Sornaike, ma che adesso mi sfugge. Sulla categoria o le categorie a cui dare voce, se avevi qualcuno in particolare in mente mentre ce lo dicevi, come vita consacrata, ecco. Ma io credo che in questo momento, e qui parlo del mio perché non mi sento di uscire e di poter dire una parola su tutto, ma se penso a livello economico e sociale, è stato citato il tema donne, è scandaloso che i dati dell'Istat ci dicano che di 101.000 posti di lavoro persi a dicembre, 99.000 sono di donne che sono costrette a rinunciare, sono donne che perdono il lavoro perché lavorano nei settori più colpiti, sono donne che perdono il lavoro perché hanno i contratti più precari. Allora, se questo non è un grido, e non è un grido anche di rassegnazione, perché questa cifra ci dice abbiamo rinunciato, allora qui questo è uno dei temi grossi. Ma l'altro tema è proprio, vi parlavo del sovraindebitamento delle famiglie, di famiglie che non ce la fanno ad arrivare neanche alla fine del mese, e che con dignità però non si sentono di chiedere, e quindi come intercettare questi bisogni. Vi dicevo del bisogno, quanto bisogno di intercettare tutti coloro che a livello educativo stanno rimanendo indietro, e cosa possiamo inventarci. E qui penso anche in qualche modo, perché io capisco, adesso dobbiamo avere tutte le precauzioni, non possiamo esporci, ma riuscire in qualche modo a dare una mano ai ragazzi che hanno più difficoltà perché sono meno seguiti in famiglia, in un momento in cui la didattica a distanza anche, e non sappiamo quello che arriverà nel futuro. Ne ho citati tre, ma credo che se abbiamo le antenne riusciamo a capire tutti coloro che in questo momento sono più sofferenti. Grazie, sora Alessandra. Ti porto il ringraziamento davvero corale di tutti quanti noi. Lo dico anche a nome di Don Luciano Bertelli, sor Mariangela Bassani, che sono i nostri segretari USMI e CISM diocesani. Ringrazio ancora Monsignor Giuseppe Bonato.
la segreteria del Triveneto che dovrebbe averci seguito al completo, e davvero da parte nostra proprio un incoraggiamento anche per tutto il lavoro che fai, anche per tutti quanti noi, quindi davvero di cuore. Lascerei la parola al nostro vescovo i tempi e per una benedizione e un saluto conclusivo. Grazie. Sì, un saluto fraterno e paterno a tutti voi consacrati e consacrate. Voglio anche insieme a voi ringraziare il Signore per questo convegno diocesano della vita consacrata. Prima di associarmi ai ringraziamenti che Sornai che ha già porto a tanti di voi, a tutti voi, volevo dire semplicemente cosa ha suscitato in me la relazione di Suora Alessandra, che ringrazio. E ha suscitato una gioia interiore, questo era anche il tema, una gioia se volete delicata ma profonda, perché Suora Alessandra ci ha insegnato a tenere insieme gioia e speranza, ma allo stesso tempo tristezza e angoscia. Ha parlato dei temi, ha parlato della situazione che stiamo tutti condividendo. È importante che noi sappiamo proprio tenere, si dice, et insieme, come è l'inizio anche della Costituzione sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, dove si parla che gioia, il latino parla gaudium et spes al singolare, poi la traduzione è stata le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce. Ecco in che senso noi stiamo vivendo queste realtà pienamente in questo tempo. Io l'ho chiamato tempo di dolore e di grazia, anche qui ci vede questo et che è congiuntivo, cioè stanno insieme il dolore e tanti elementi di grazia, il kairos di cui si è fatto riferimento più volte. Il video, ad esempio, di Padre Carlos, che ringrazio, presenta le consacrate e i consacrati nel momento bello della gioia che si esprime attraverso il sorriso. È stato molto bello. Però penso che Padre Carlo potrebbe farne un altro, o forse messo insieme, dove si vede anche la tristezza, la sofferenza, diciamo la prova che stiamo vivendo o che viviamo comunque nella nostra vita. E mi veniva in mente di leggere quei sentimenti di gioia e anche di dolore, quello che stiamo in questo tempo liturgico leggendo come letture della parola di Dio, soprattutto i primi 11 capitoli della Genesi. E immaginavo, ad esempio, Dio quando, dopo aver creato la luce, il firmamento, le acque superiori, le acque inferiori, e dice: questo è tutto buono, vide che è buono. E pensate che sorriso potrebbe aver avuto Dio di fronte a questa creazione. E ancora di più quando crea l'uomo e la donna a sua immagine e somiglianza, vide che era cosa molto buona, cioè un sorriso ancora più allargato. Però nello stesso tempo, dopo qualche capitolo, subentra la tristezza dell'uomo e della donna che rifiutano Dio, che cercano se stessi, che mettono al centro se stessi. Questa mattina l'ha cacciata dal giardino dell'Eden. Ma pensiamo domani la gioia del lebroso quando si trova purificato, questo è il termine, e di conseguenza anche è guarito. Pensiamo alla gioia di Maria quando prende tra le braccia quel bambino, ed è la pagina famosissima di Sartre quando dice: ma potrebbe dire, è carne della mia carne, ha i miei occhi, io ho il figlio di Dio nelle mie mani. E pensate che gioia. Però pensiamo alla tristezza, anzi si usa il termine angoscia, di Gesù nell'orto, e la gioia dei discepoli quando lo vedono risorto, una gioia che è accompagnata dal timore, no? Dalla grande gioia, non credevano neanche che fosse lui. Ecco, questo per dire che tutta la scrittura è attraversata da questi sentimenti. La scrittura non è solo la storia dell'uomo con Dio, è la storia anche
dell'uomo, della storia della famiglia umana. Allora io ringrazio Suor Alessandra perché con tanta semplicità e profondità ci ha parlato di questo tema dentro una concretezza, l'ha ribadito e sottolineato più volte quando ha usato il termine concretezza. Io ho percepito in lei quella voce profetica che per me è veramente bello, del fatto che venga da una suora, da una donna, e quindi di una profezia che è delicata ma che è veramente incisiva. Non c'è quella voce che abbiamo tante volte noi maschi, che non è neanche tanto gradevole, neanche la mia penso, ma in quel modo con cui ce l'ha presentato entra nel cuore, e nel cuore rimane, e nel cuore suscita pensieri di pace, pensieri di giustizia. Ringrazio Monsignor Beppino per la corposa introduzione e presentazione che ha fatto a questo convegno. Ringrazio Suor Naike, Fratiziano, Suor Anica, cioè queste che sono, ecco la domanda che era del rapporto. Questa è una bella testimonianza tra i consacrati e le consacrate che sono ancora giovani, e ringraziamo Dio e li guardiamo con una certa anche invidia, e quelli che sono più avanti negli anni come il sottoscritto, questa è già una testimonianza concreta. Ringrazio Suor Mariangela dell'USMI, Don Luciano del CISM, poi Suor Nai che li ha ricordati tutti, e con questo io vi invito a far tesoro, ecco, di questa ora e mezza, poco più, che abbiamo trascorso insieme, per quanto è possibile anche raccogliere sia la relazione di Suor Alessandra, sia le domande, sia le risposte, perché diventi per noi anche una tappa per il nostro cammino. Grazie a tutti, e Sonai, che se permetti concludiamo con la benedizione. Sì, Vescovo, grazie anche a lei. Ancora, solo una cosa che non ho spiegato bene, metteremo a disposizione il video, quindi sarà possibile anche rivedere l'intervento completo di Suor Alessandra e le domande, come ci stava suggerendo lei in questo momento. Grazie di cuore a tutti e a presto, speriamo. Ecco, allora prima della benedizione, e diciamo, lodiamo insieme la Santissima Trinità, magari lo faccio io perché è sempre, ormai ho imparato questo da queste videoconferenze, che parlare tutti insieme non è poi così bello neppure nella preghiera, quindi la fate con il cuore e con la mente. Sia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Grazie ancora. Grazie a tutti. A presto. Grazie.